quattro esercizi, o per meglio dire quattro categorie di esercizi per il core, per l'addome, per la cintura addominale, per aumentare la forza e allo stesso tempo per avvicinarsi anche alle skills. Aumentare la forza, che cosa vuol dire? Fare solo gli addominali, fare solo il core strength va bene, ma il core rappresenta un po' le fondamenta della nostra casa. Unitamente alla forza, alla tenuta, alla capacità anche di stabilizzare del core, dobbiamo poter esprimere forza a livello degli arti superiori oppure degli arti inferiori. In questo modo andremo proprio a fare un allenamento funzionale per eccellenza. Tornando alle nostre categorie, quindi quali sono? Dal plank alla barchetta, a un certo punto dobbiamo evolvere. Un grandissimo esercizio davvero molto efficace sono le dragon flag. Ci sono anche qua delle propedeutiche, ci sono le varianti facilitate, le varianti più difficili. Bisogna tenere bene il core, bisogna sentire bene l'allineamento delle gambe rispetto al tronco, quindi sentire anche un po' l'attivazione delle gambe unitamente all'attivazione dei glutei. E poi c'è questa grande forza applicata agli arti superiori a livello di tirato. Un'altra grande categoria molto functional secondo me è il ponte allungato. Anche questo posso farlo più o meno allungato, l'importante è tenere sempre bene chiusa la cintura addominale per non scaricarlo sulla schiena, però capisci bene come questo anche è un grande esercizio che unitamente alla forza del core permette di esprimere forza a livello degli arti superiori e anche degli arti inferiori, ed inoltre ti permette di lavorare anche sulla mobilità, quindi quante cose messe insieme in questo esercizio. Stessa cosa ma in maniera diversa per le squadre, per gli L-sit, che anche qua hanno ovviamente tutte le loro progressioni. Prova a tenere una tuck sit ben fatta per diversi secondi, sentirai veramente bruciare addome, flessori dell'anca, ma anche le braccia, le spalle e tutto il tronco, insomma veramente un esercizio total body. Un altro grande esercizio che è un po' scomodo da fare, non molto amato, il reverse plank. Ecco, qua ti permette di sentire bene la chiusura, la tenuta a livello dell'addome unitamente all'attivazione di glutei e femorali. Anche un aspetto interessante da curare in chiave performance, in chiave salute, in chiave postura. Bene, questo era il video di oggi, spero ti sia stato utile. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!